Grazie Eccellenza. Devo dire che il dibattito di oggi è stato un dibattito interessante e credo che anche da posizioni diverse è stato insomma interessante ascoltare i vari interventi a supporto dell'uno e dell'altra parte. E devo dire che comunque, nonostante che il dibattito si sia infuocato già da mesi, le posizioni si sono ribadite agli antipodi, quindi non è che c'è stato un avvicinamento. Queste posizioni agli antipodi io credo che siano state anche il frutto per cui la politica negli anni, e per tanti anni, si sia sottratta al confronto e al fare veramente mettersi al tavolo per fare una legge che potesse venire incontro a questa esigenza. Poi c'è stato questo referendum e nonostante l'esito, e noi sapevamo insomma che saremmo dovuti arrivare qui in quest'aula per confrontarci, credo che anche in quella fase abbiamo un po' peccato di poco confronto, anche se gli incontri ci sono stati, ma le posizioni non si sono avvicinate per quello che riguarda i temi cardine. E credo invece che poi, quando siamo stati costretti di fatto in aula consiliare, nella commissione, a mettersi al tavolo, a scontrarci anche perché sono stati 4 giorni intensi, diciamo così, credo che noi abbiamo dato una dimostrazione che quando la politica si mette al tavolo a ragionare, magari si rimane distanti per tante cose, e siamo rimasti distanti per 2 articoli in particolare, su tutto il resto, anche stando fermi qualche ora ogni articolo, si è trovata una condivisione, e parlo degli altri 15-16 articoli, adesso non ricordo quanti siano, dove di fatto è stato approvato un testo degli articoli all'unanimità. E credo che questo sia stato un grande passo in avanti e un grande esercizio di democrazia, una grande prova di maturità. Dicevo, purtroppo le distanze sono rimaste su 2 articoli e devo dire che se da una parte il testo originario è stato implementato di tanti concetti, perché oltre all'interruzione volontaria della gravidanza dopo, prima e dopo della 12ª settimana delle donne inabilitate interdette, si sono andati ad aggiungere il consultorio, si è andato ad aggiungere il passaggio sull'educazione alla sessualità, si è andato ad aggiungere il passaggio sulla prevenzione delle gravidanze indesiderate, tutto un sistema di monitoraggio degli aborti, l'accesso agevolato ai contraccettivi, che non sono concetti e articoli di poco conto, la tutela della privacy. Io credo che su tutti questi argomenti si sia fatto un buon lavoro. Però devo dire che soprattutto l'articolo 1 e l'articolo 4, che era l'articolo 2, lì le distanze si sono mantenute. E devo dire che su questi 2 articoli, nonostante insomma, ci si sia provati a trovare una soluzione comune, di fatto abbiamo prodotto un testo che è molto contraddittorio. E quando alcuni consiglieri ci rimarcano questa situazione, non hanno tutti i torti, anzi, perché da una parte abbiamo scritto che il consultorio, l'articolo 2, è facoltativo, ma poi l'articolo 4 diventa obbligatorio. Abbiamo detto che la donna è libera di scegliere, ma poi si è fatto di tutto, sempre nell'articolo 4, a cercare di fare un percorso ad ostacoli, che era quello che volevamo evitare. Diciamo che l'IVG è una libera scelta, poi, sempre l'articolo 4, diciamo che l'accesso all'IVG è l'estrema ratio. Ecco, io credo che su questo tema noi in questo momento dobbiamo mettere via le bandierine. Non siamo più nella fase aborto sì, aborto no, perché insomma dobbiamo rispettare
il quesito referendario e la volontà popolare espressa con una maggioranza importante, quindi mettere via le bandierine e cercare di dare una legge che vada a recepire, che sia più attinente possibile a quello che era il quesito referendario. E se noi su questi temi, quindi dicevo l'estrema ratio, il consultorio obbligatorio e la tutela della vita fin dall'inizio, io credo che su questi, con queste diciture, non siamo attinenti, coerenti al testo che avremmo dovuto approvare. Ed è per questo, insomma, io credo che sia importante, e poi nei singoli articoli, insomma, avremo modo di confrontarci, che non dobbiamo assolutamente perdere di vista quello che deve essere l'obiettivo di quest'Aula, ovvero dare un testo più attinente, più coerente possibile al quesito e alla volontà popolare. Devo dire anche, ho sentito dei ragionamenti sul voto. Io credo che il voto di quest'Aula, è vero, deve rispecchiare la volontà popolare, però è anche vero che il voto di quest'Aula condiziona in maniera pesante, pesantissima, ogni singolo articolo. Quindi non è solo magari un'astensione, un non voto, un voto contrario alla fine. Contano anche i voti ai singoli articoli, perché se noi approviamo un paio di articoli che creano un percorso d'ostacoli, questo diventa un problema. Quindi non basta il voto finale per, insomma, come colpo di spugna, servono anche i voti durante, che poi è quello che è successo anche in commissione. Perché se noi con un articolo stravolgiamo completamente la volontà, poi è inutile che alla fine della votazione ci asteniamo. Abbiamo in tutti i modi influito pesantemente sulla decisione finale. E quindi io credo che su questi articoli, li ho menzionati, l'1 e il 4, prevalga il buon senso, che prevalga la volontà popolare e che prevalga soprattutto l'aderenza completa, per dare, al di là delle convinzioni ideologiche, che io rispetto, perché quello che, quando il discorso che ha fatto Pasquale Valentini, il discorso che ha fatto Miriam Farinelli, ma anche tanti altri, Maria Luisa Berti, che magari non li condivido nel principio, ma li capisco nelle motivazioni, ecco, sono a mio avviso dei ragionamenti ideologici che in questo momento devono essere superati, perché oggi dobbiamo dare una risposta ai cittadini.